Quali sono le necessità più ricorrenti degli utenti alla sede della Girgenti Acque, sopraluogo del videogiornale? Gli interventi al microfono, Gloria Scafè. Senza acqua non c'è vita e la vita rappresentata dall'acqua nella città di Agrigento viene disciplinata da Girgenti Acque. Oggi nella sede dell'ente, come ogni giorno, erano numerosi cittadini, utenti dei servizi erogati. Tra bollette da pagare, volture e problemi da sollevare, conosciamo più da vicino le esigenze dei presenti. Dobbiamo allacciare un contatore, è da più di un mese che andiamo dietro, però solo perché il vecchio intestatario della vecchia utenza non ha pagato l'ultima bolletta, quella di chiusura, non allacciano la nuova utenza a una persona ex nova. Quindi loro sono stati bravi a portarsi via il contatore, che il contatore era, diciamo, del proprietario della casa, però noi non sapevamo che facendo la disdetta con il vecchio inquilino dovessero portare via il suo contatore, quindi abbiamo fatto la richiesta di un nuovo allaccio, una nuova utenza, quindi dobbiamo andare a pagare nuovamente il nuovo contatore, però solo perché c'è la bolletta scoperta dell'ex inquilino, dico che se lo vadano a cercare loro. Oggi sono qui per fare la voltura. Però perché devo mettere il contatore. In che zona? Porto Empedocle. Da utente oggi sei qui a Girgenti Acque per chiedere che cosa? Un allaccio di contatore nuovo. Noi siamo qui per pagare una bolletta dell'acqua. Calcoli che siamo di San Giovanni Gemini, noi siamo ai piedi della montagna e abbiamo l'acqua privata, cosa che invece non dovrebbe essere. Sto facendo una voltura di un contatore, ho trovato gentilissimo, ce l'abbiamo fatto. Cosa abbiamo chiesto? Perché arriva un mare di soldi, signora mia, e qua la volevamo rateizzata e non può essere, perché purtroppo abitiamo in un condominio, c'è gente che sta morendo di fame, non può pagare e sempre tiriamo a lungo. Che dobbiamo fare? Ora siamo venuti per una e ne abbiamo trovato un'altra di 2.000 euro di acqua, con poche persone che ci abitiamo, siamo solamente 7 in questo momento, 2.000 euro di acqua. 2.000 euro che comprendono quale periodo? Da giugno a ora. C'è una perdita di acqua, circa 3 mesi. Dove? In via, diciamo, Ivrea. 3 mesi che corre acqua notte e giorno, la condotta principale. Questi signori sono avvisati da tante persone, personalmente io e gli altri, tutte persone sono avvisati. Sono andati ai carabinieri e non vogliono sapere. Sono andato l'ultima volta alla finanza e mi hanno dato un sacco di mondate. Sono stato nei vigili urbani, neanche me danno conto. Quindi lei oggi è qua per chiedere? Oggi sono qua per bollette sballate, non lo so come va a finire. E a proposito del problema sollevato, ecco di seguito le immagini del discreto corso d'acqua in via Giovanni Portaluni nella frazione di San Michele, causato dalla perdita della condotta principale. Dal mese di luglio gli abitanti della zona hanno sollevato a più riprese il problema, ma a tutt'oggi il guasto persiste.